Angel Share è una delle due taverne importanti di Master Di Luke, this is this week's accounts. L'altra è la Cat State. Mastro Diru, questi sono i racconti della settimana. The disaster has greatly affected business. Il disastro ha affetto terribilmente gli affari. Well, let's hope it all ends soon. Beh, speriamo che finisca tutto presto. E se vi ricordate, in realtà noi di Luke l'abbiamo già visto prima. Il Traveler non l'ha visto finora, ma noi l'abbiamo visto nei filmati perché stava parlando con Kaia. Hi, we'd like a seat at your least conspicuous table. Allora, possiamo avere da sedere nel posto meno in vista. Già ci stiamo facendo scoprire così. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. Il secondo piano ha meno clienti. Lì sarete meno in vista. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Ma tu non sei un bardo, non dovresti sedere di fronte al centro per farsi vedere, soprattutto cominciare a cantare per ottenere dei soldi. Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Salviamo le performance pagate per la prossima volta. Noi saliamo adesso, ci vediamo tra poco. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ci siamo fatti già beccare in pratica. Ehi, dagli un'occhiata. C'è qualcosa di strano in quel bardo. Andrò a chiedere in giro. Ask who exactly? Chiedere a chi esattamente? The protectors of Mondstadt. Ai protettori di Mondstadt, li usa fra virgolette. Perché, come abbiamo sentito già l'altra volta, non considera i cavalieri di Favonius brillanti in quanto protezione di Mondstadt. Vediamo se possiamo parlare con loro nel metro stesso. Lui non dice niente di che. Magari di Luke. Not going upstairs yet? You both seemed to be in a hurry. Non va andate ancora di sopra? Sembravate entrambi molto di fretta. Bene. Master Di Luke, have you seen two thieves around? Ed ecco arrivati i cavalieri di Favonius. Mi sa, potrebbe già farci arrestare ora. Oh, maestro Di Luke, ha visto in giro due ladri. What happened? Why have you mobilized so many guards? Che è successo? Perché avete mobilitato così tante guardie? Haven't you heard, Master Di Luke? Two thieves are trying to steal the holy lyre. Non avete sentito, maestro Di Luke? Due ladri hanno appena tentato di rubare la sacra lira. Oh? How odd. Che strano. Isn't it? The holy lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Non lo è. La sacra lira è un tesoro che è stata utilizzata anche dal dio anima in persona. Così prezioso pezzo di eredità culturale. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Perché qualcuno dovrebbe rubare qualcosa che non potrebbe neanche vendere? Avrebbe dei risultati migliori rubando dalle mie cantine. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Oh, scusate, sono fuori topic, fuori argomento. Sto divagando. Credo si siano diretti da quella parte. Understood. Thank you, Master Di Luke. Capito, grazie, Maestro Di Luke. Maestro o Mastro, a seconda di come lo si vuole interpretare. Non lo chiamano Maestro o Mastro perché fa parte dei Cavalieri, ma per un forte rispetto, perché comunque lui fa parte di un'altra importante casata nobiliare di Mondstadt. Quanto pare Venti è già sceso a ordinare. Today I think I'll have a glass of... Oggi penso che ordinerò un bicchiere di... You can put down that bottle you stole from behind the counter. Puoi mettere giù quella bottiglia che hai rubato da dietro il bancone. Complimenti, Venti. Per così poco pure si fa beccare. Something cold. Qualcosa di freddo. Right. I want answers. Bene. Voglio risposte. Let me finish my drink first. I'll pay you.
Well, with a performance. Non mi lasci finire prima il mio drink? Ti pagherò? Beh, con una delle mie performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. Non si tratta del denaro, tu sembri troppo giovane per bere. Ed effettivamente, nonostante che sia il dio Anemo, il nostro caro Barbatos ha un aspetto veramente molto giovanile, quasi un ragazzino. E ovviamente non potrebbe bere alcolici. No need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, non devi preoccuparti. Mentre che comincia a bere, tu puoi ancora... Che dici rispondere alle mie domande prima? Oh, you wanna ask, who's this? Am I right? Ah, vorresti sapere chi è costui, giusto? He is Master Diluc, the boss of... The owner of this tavern. Già si è fatto sfuggire qualcosa, venti. Questo è Mastro Diluc, è il capo di... è il proprietario di questa taverna. In realtà, non è solamente il proprietario della taverna, ma probabilmente ce lo spiegheranno più avanti. Se non lo faranno, sarò io a farlo. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. È molto famoso. Ad ogni modo, il suo vino di denti di leone è uno dei miei preferiti. Although most of the time I can only afford a bottle or two. Anche se la maggior parte delle volte posso solo permettermene una bottiglia o due. I just heard about some thieves from the guards. Ho appena sentito parlare di due ladri dalle guardie. For the record, I like your guts for trying to steal the holy Lyre de Hamel. Per la cronaca, ammiro la vostra sprontatezza nel provare a rubare la sacra rila del Himmel. Even if you are fools, but we don't often get to see people like you. Anche se sembrate dei folli, degli stolti, ma non spesso si vedono persone come voi. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. Non siamo stati noi a rubarla. Il vero ladro è ancora là fuori. Il che è vero, anche se in realtà volevamo rubarla. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Ovviamente Venti ne approfitta per così sembriamo innocenti. Beh, questa è la nuova celebrità nei Cavalieri di Favonius. Perché dovrebbe aspirare a rubare il sacro tesoro di Mondstadt? Hotshot? Oh, so it's you. Celebrità? Ah, allora sei tu. So, you and the bard are close friends? Quindi tu e il bardo siete molto amici? L'ho sentito suonare solamente una volta, non direi proprio che siamo amici. Stiamo collaborando. Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. Beh, nonostante tu sia un viaggiatore di passaggio, hai comunque offerto il tuo aiuto a Mondstadt nel momento del bisogno. Shame you joined the Knights. Un peccato che tu ti sia unito ai Cavalieri. Sì, perché lui apprezza molto comunque chi dimostra delle grandi qualità, soprattutto nella giustizia. Però non gli piacciono i Cavalieri di Favonius. E il che ci saranno anche altri personaggi che lui ammira nonostante siano dentro i Cavalieri di Favonius. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. Cavalieri di Favonius. Inefficienti dall'inizio alla fine. And towards the Fatui? Weak and conservative. E riguardo i Fatui? Deboli e conservatori. Forget it. I don't feel like talking about it. Ma lasciamo perdere, non mi piace parlarne. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Sembra che tu davvero non ti piacciono i Cavalieri di Favonius. Just differences in approach is all. È solo una differenza nell'approcciarsi alla situazione. I have my own hopes for this city. Ho le mie speranze personali per questa città. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? E ora rispondetemi. Perché avete rubato la Sacra Rira? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. Sicuro di volerlo sapere? Ti implicherebbe poi negli affari dei Cavalieri di Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. Mi sta bene, tanto in un modo o nell'altro sono sempre implicato nei loro affari. If I tell you the story with a performance, will you believe me? Se te lo ti dicessi con una delle mie performance, mi crederesti? It depends. I'll make my own judgment. Dipende. Starà a me giudicare. Then will I get paid? Bene, sarò anche pagato.
Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. La tua ricompensa varia tra avere 5 mora, cioè praticamente nulla, e la Sacra Lira. Il tutto dipende dalla tua storia. Very well. Let me put on a show. Bene. Iniziamo lo spettacolo. Spero che vuoi cominciare. È del drago del cielo. Della brutale battaglia col drago malevolo. What did I just witness? Purtroppo non ho potuto leggere il resto. Praticamente gli ha raccontato un po' la storia come l'abbiamo vista noi nel filmato precedente. Nello scorso video. Cosa ho appena assistito? Deve essere stata particolarmente toccante l'esibizione di Venti. This is confidential information. Why did you let me know? Queste sono informazioni confidenziali. Perché me le hai fatte sapere? Why? Perhaps the winds are changing. Perché? Forse i venti stanno cambiando. What say you, Master Diluc? Cosa mi dici, Mastro Diluc? Interesting. Interessante. Give me some time. I'll organize some contacts. Dammi un po' di tempo. Organizzerò qualche contatto. In pratica ci ha già offerto il suo aiuto. Perché Diluc può sembrare abbastanza duro, ma ci tiene comunque al bene di Mostad e dei suoi abitanti. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Outlander vuol dire viaggiatore straniero, in questo caso straniero. Quanto parte dei cavalieri, non sei uno dei sospetti. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. Bionda è l'unica descrizione del poster di cattura, quindi dovresti essere al sicuro. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. Per quanto riguarda il bard, invece, è meglio che tu stia alla taverna. Eh sì, perché lui è molto più riconoscibile, essendo sempre vestito di verde. No problem. I like taverns. Non c'è problema. Mi piacciono le taverne. Sì, Venti è praticamente un ubriaco leggendario. Ok. Let's meet here tonight after the tavern closes. Bene, incontriamoci questa notte quando la taverna avrà chiuso. Quindi, ora in realtà noi dovremmo lasciare la taverna. Prima di farlo vediamo se possono dirci ancora qualcos'altro. Ok, capito. Domani notte, giusto? Non preoccuparti, mi farò vedere, ma tu semplicemente sarai qui perché non puoi andare da nessun'altra parte. Remember, don't forget our meeting tomorrow night. Ricordati, non dimenticare il nostro incontro domani notte. Eh sì, è anche molto importante riguardo il futuro di Monster e di Dvalin. Preferisco anch'io chiamarlo Dvalin, non Storm Terror. Perché alla fine, dopo tutto, non è neanche colpa sua se è ridotto così. È colpa della battaglia col drago Durin. E ha bisogno di un aiuto. Quindi, in realtà siamo già di notte, quindi possiamo già tornare alla taverna. In caso fosse giorno, vi chiederebbe semplicemente di aspettare fino a notte, anche spostando le lancette dell'orologio. You're here. Sei qui. Wait, you're... Aspetta, ma tu non sei Drassiel? Eh sì, il suo contatto è Jin, perché nonostante non gli piacciono i cavalieri di Favonius, ha molto rispetto per Jin. E anche Jin in realtà fa parte di un'altra importante casata nobiliare di Mostad. Si conoscono fin da piccoli. Che ci fa qui il Gran Maestro invece? Well, first of all, I contacted more than one person. Beh, prima di tutto ho contattato più di una persona. Secondly, she came here as Jin herself. Not as the acting grandmaster. In secondo luogo, lei è venuta qui come Jin, cioè come se stesse, e non con il ruolo di Gran Maestro invece. A Jin you would never see, even as an honorary knight. Una Jin che non vedreste mai, neanche come cavaliere onorario. What a surprise. Questa è una sorpresa. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. Ho sentito parlare della Sacra Lira, del fatto che fosse stata rubata, ma non avrei mai sospettato fossi tu. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? Quindi, la voce che la Sacra Lira potrebbe purificare Storm Terror e farlo ritornare alla normalità sono vere? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Esattamente. Drassiel si è messo lui stesso
in prima linea per provare a risolvere il problema di Stor Terror. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Ed è questa la nuova celebrità dei Cavalieri di Favonius di cui vi stavo parlando. A quanto pare abbiamo fatto molto colpo sul 20, sul fatto comunque che stiamo veramente cercando di aiutarlo per salvare Dvalin. Feels like we're breaking the law, though. Mi sembra che comunque stiamo trasgredendo la legge. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. Posso capire che questa assurda spiegazione sia difficile da credere. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade. Ma potremmo chiedere al bardo di provare a cantare di nuovo per provare a persuadere. I believe you. Mi credo. Così, in un colpo. Lui ci ha messo molto di più. Lei invece ci crede. Probabilmente perché ci ha già visto prima, ci conosce un pochino da prima. E è sicura delle nostre buone intenzioni. To persuade our stubborn command. Wait, what? E infatti dirò, finendo la frase, sta provando a dire, per provare a persuadere il nostro testardo comandante. Aspetta, che cosa? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the four winds. Non posso pensare a nessun'altra ragione per il tradimento di Dvalin, dato il fatto che una volta era anche uno dei quattro venti. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago. E comunque il fatto che sia stato avvelenato nella battaglia per Mondstadt tutti questi anni fa. And then corrupted by the Abyss Mage after it woke up. We can't really blame it. Ed essere stato poi corrotto anche dagli Abyss Mage dopo il suo risveglio. Veramente non posso accusarlo. But as acting Grand Master, I obviously cannot make such a statement publicly. Ma come Gran Maestro invece, ovviamente, non posso fare un annuncio del genere pubblico, pubblicamente. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. Le pressioni diplomatiche da parte di Fatui rendono difficile trovare una soluzione pacifica al problema di Storm Terror. Sì, perché i Fatui vorrebbero invece che fosse abbattuto. E probabilmente lo fanno perché così Mondstadt risulterebbe indebolita, venendo a mancare uno dei quattro venti che protegge Mondstadt. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. Le persone potrebbero pensare che ho perso fermezza sulla gravità della situazione. Ed è questo il motivo per cui sto facendo questo in privato. Ovviamente lui non è d'accordo perché non vede il motivo per cui non agire invece in maniera più diretta. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. Esattamente. Chiaro come il sole di Luke, che è uno. Questo è un altro dei motivi per cui non mi piacciono i Cavalieri di Favonius. What surprises me is that you would believe an outlander so easily. Quello che mi stupisce è che tu creda a uno straniero così facilmente. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? Mio cauto e meticoloso superiore. Anche tu gli hai creduto, non è così? Lo chiama superiore, non tanto perché faccia parte ancora dei Cavalieri di Favonius, ma perché lo ritiene comunque più che un suo pare, addirittura più in alto di lei in un certo qual modo. Diluc poteva diventare effettivamente il Gran Maestro invece se fosse rimasto nei Cavalieri di Favonius. I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often get to work together after all. Te l'ho già detto di non chiamarmi, signore. Ah, vabbè, non importa. Non capita spesso che lavoriamo insieme, dopo tutto. Facciamo finta di non aver sentito nulla. È una discussione fra loro, non è di nostro interesse. Si sta rendendo conto che c'eravamo anche noi adesso? Wow, this is really awkward. Oh, Bene, questo è davvero imbarazzante. I have a rough idea of where the Holy Liar Dahmel is. Dovrei avere un'idea più o meno di dove dovrebbe essere la Sacra Lira. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. Bel recupero. Ha un vero talento nel cambiare argomento. The conflict between Mondstadt and Sneznaya stems from the conflict between the seven nations and their respective gods. Il conflitto fra Mondstadt e Sneznaya
nasce, fa radici, da un conflitto che c'è stato fra le sette nazioni e i loro rispettivi dei. The Cryo Gods Fatui seem to be after the Animal Gods' power. La dea Cryo, la dea del gelo, dei Fatui, sembra stia ricercando il potere del dio Animo. Se ne vuole impossessare. Per questo vogliono uccidere Duvalin? Right. Esattamente. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Duvalin's head, then... Se i cavalieri di Favonius pubblicamente prevenissero un attentato alla testa di Duvalin, cioè all'uccidere Duvalin, allora... The only other way to affect the Animal God's power is to take the Holy Lyre. L'unica altra via sarebbe rubare il potere del dio Animo prendendo la Sacra Lira. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. Il numero di Fatui che sono arrivati a Mondstadt sono ben al di là dall'essere limitati. Sì, hanno mandato parecchi Fatui e ne mandano in tutto il Tevat, a dire il vero. I've already managed to coerce a few reports out of them. Sono stato capace di coercidere, cioè di estrapolare alcune informazioni, alcuni rapporti da loro. In pratica li ha già incontrati e spesso li avrà anche malmenati per ottenere informazioni. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. Diluc ha confermato che la Sacra Lira non è tenuta all'interno del Grand Hotel Goth, che è un hotel che si trova all'interno di Mostad. Ci si passa spesso. Quasi all'opposto di dove si trova il quartiere generale dei cavalieri di Favonius, all'incirca. C'è sempre un diplomatico Fatui davanti alla porta che non fa entrare. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Suppongo che non vogliono lasciare qualcosa di rubato in un posto dove potrebbe essere facilmente ritrovato. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Paimon ha capito, in pratica, detto in parole povere senza leggere letteralmente, ovviamente creerebbe un grosso problema diplomatico se scoprissimo la Sacra Lira all'interno di Mosta tenuta dai Fatui. Such is the diplomacy between the seven nations. Questa è la diplomazia fra i sette re, fra le sette nazioni. Eh sì, non vanno sempre rose e fiori i rapporti diplomatici nel Tevat. Outlander. Ready to go? Straniero, pronto ad andare? Non abbiamo in realtà niente da fare all'interno di Mostad. Ma direi che possiamo lasciare, magari, l'esplorazione della prossima parte in cui cercheremo di recuperare la Sacra Lira al prossimo video. Quindi, diciamo che vogliamo aspettare. Loro ci aspetteranno qui per poter continuare ovviamente nella quest. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per tutte le notifiche. Mi potete trovare sulla piattaforma Viola con i miei stream, oppure chattare con me sul mio server Discord, in cui troverete le notifiche degli stream e dei video. Un saluto a tutti voi, e alla prossima avventura. Ciao ciao! E io direi che mi faccio un po' di riposo qui. Magari ordino qualcosa da mangiare. Faccio una dormita prima di fare questa nuova avventura che ci sta per aspettare.